Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questa domenica è la domenica della preghiera, come è evidente dalle letture che abbiamo letto, soprattutto la prima lettura, che fanno vedere la preghiera sacerdotale di Mosè, che fino a quando teneva le braccia aperte in preghiera, il popolo di Israele vinceva contro il suo misterioso avversario Amalek, e appena Mosè abbassava le braccia perdeva. Quindi la preghiera di questa figura della preghiera sacerdotale, di colui che intercede per il popolo, mentre nel Vangelo c'è la celebre paraboletta della vedova importuna, che Gesù specifica aver formulato per dare un insegnamento fondamentale: la necessità di pregare sempre e senza stancarsi mai. Quindi approfondiremo adesso bene, brevemente, questa prima omelia, questi punti. Allora, farò riferimento abbastanza frequente a un santo molto caro e molto popolare in Italia. Tutti quanti lo conoscono ancora come Padre Pio, anche se per rispetto dovremmo chiamarlo San Pio da Pietrelcina, perché è stato canonizzato. A Padre Pio prendevo una frase di un altro grande santo italiano, gigante della santità, che era Sant'Alfonso. Sant'Alfonso amava predicare al popolo semplice parlando con filastrocche, così uno se le ricordava a memoria. E Sant'Alfonso nel 1700 diceva alle persone: chi prega si salva, chi non prega si danna. Punto. Quindi era una sintesi, diciamo, abbastanza diretta del Vangelo di questa domenica. Padre Pio ci fece una glossa a questa frase: chi prega si salva, chi non prega si danna e chi prega poco rischia, è in pericolo. Perché Gesù dice che bisogna pregare sempre senza stancarsi. Perché bisogna pregare? Punto interrogativo. E perché bisogna pregare sempre senza stancarsi? Allora, ci sono due punti da tenere ben presenti. E la preghiera, qui si parla chiaramente della preghiera volta ad ottenere le grazie, e la preghiera fondamentalmente, in uno dei suoi aspetti fondamentali, appunto, serve ad ottenere grazie da Dio. Prega chi ha bisogno, chi si riconosce bisognoso di aiuto, e chiede a chi può aiutarlo aiuto. È un'espressione di umiltà. Soltanto l'umile prega, colui che si riconosce di non poter e saper fare da sé. Ho bisogno di aiuto. Ora, perché l'uomo deve riconoscere questo suo stato di necessità? Per due motivi. Primo, perché la nostra esperienza comune di vita ci attesta quanto siamo poveri e miseri, e che su tante cose, penso che l'abbiate visto, noi non ci possiamo fare niente, anche se vorremmo tante volte spaccare il mondo, cambiare situazioni e cose del genere. Esempi, quanti ne vogliamo, d'accordo? Grossi o piccoli. C'è la fame nel mondo, che ci possiamo fare? Ci sono le guerre, che ci possiamo fare? Ci sono le ingiustizie, che ci possiamo fare? Più vicino a noi. Non mi parlo con una persona che non vuole vedere manco scritta al muro. Pure se cerco di parlarci non muore, vede più, che ci posso fare? Non vado d'accordo con mio marito e con mia moglie, che ci posso fare? Mio marito non viene mai in chiesa, che ci posso fare? I miei figli non vanno più in chiesa, io glielo dico, che ci posso fare? Ecco, è vero, in tante situazioni che ci possiamo fare? Poco, perché le persone non stanno a aspettare le nostre decisioni. Ah, moglie, faccio una bella predica, prova a fare una bella predica a tuo figlio e vedi se riesci a, con base a quella piccola predica, riportarlo in chiesa. Poi stringo la mano, beata te. Che gli fai? Lo minacci, gli dai un sacco di botte. Queste sono anche le croci dei parroci, no? I fedeli non vengono a messa, e che gli vogliamo fare? Gli vado a prendere la collottola, li porto a calci in chiesa, che gli faccio? Che gli posso fare? Capite? Che gli fai? Allora, dove non arriva la nostra possibilità di azione, che è sempre molto spesso limitata, dove cosa arriva? La nostra preghiera. Dice: ma padre, io ho pregato, ma a me Dio non mi ascolta, perché una cosa gliel'ho chiesta tante volte. Dico: ecco perché Gesù dice pregare sempre senza stancarsi. Quanto tempo ci metterà prima che Dio ti ascolti? E chi lo sa? E non è detto poi che i frutti della nostra preghiera siano visti. Se voi leggete le confessioni di Sant'Agostino, a un certo punto Sant'Agostino racconta, Sant'Agostino è uno dei più grandi santi della storia della Chiesa, uno dei più grandi geni, ma Sant'Agostino è nato pagano. Sapete tutti quanti, credo, che Sant'Agostino si è battezzato alla venerabile età di anni
30, perché sua mamma era una santa donna, il padre non era cristiano e quindi non è stato battezzato da piccolo. E sapete come mai si è battezzato Sant'Agostino? Perché la sua santa mamma, per 30 anni di vita, andando a messa tutti i giorni, tutti i santi giorni andava a messa e chiedeva al Signore: fa che mio figlio Agostino diventi cristiano. E ha continuato anche quando il giovane Agostino, persona molto intelligente, persona molto colta, persona anche molto mondana e molto dirompente, combinava guai imperterrita: fa che mio figlio diventi cristiano, fa che mio... E alla fine, ma quanto ci è voluto? 30 anni di preghiere, di lacrime e di messe tutti i giorni di Santa Monica. Vi faccio una domanda: e se Santa Monica dopo 25 anni avesse detto: Signore mio, mi sono stufata, non ne faccio più, se mi vuoi convertire sto figlio, convertimelo, se no pace. Avremmo avuto rappresentato nel coro della nostra Chiesa uno dei quattro padri della Chiesa Latina, dei quattro giganti del pensiero cattolico occidentale? Sì o no? Forse no. Quanto costava la conversione di Sant'Agostino? 30 anni di preghiere, commesse quotidiane e lacrime della mamma. E che vogliamo fare? Sempre il grande Padre Pio diceva: sì, le grazie al Signore le dà, ma le grazie costano. Quanto sei disposto, capite in che senso, a pagare una grazia? Quante preghiere sei disposto a fare? Quanti sacrifici sei disposto a fare? Perché se non fai così non arriva, non c'è niente da fare. La Madonna a Fatima, a proposito, siamo nel mese del rosario, no? La Madonna a Fatima, l'ho detto tante volte, ha detto che con il rosario in mano, però recitato non una volta ogni quando me la sento, ogni quando me va, ma bene tutti i giorni, da Dio si ottengono qualunque grazia personale e mondiale. E ha fatto degli esempi, compresi fermare i cataclismi, le catastrofi naturali, gli tsunami, i terremoti e le guerre. Che vogliamo fare? E se un giorno venissimo a sapere nel mondo della verità che, per esempio, qualcuno dei brutti disastri che ha colpito la nostra bella Italia negli anni passati, qualcuno ha riguardato anche la mia famiglia, è successo perché non ci abbiamo pregato abbastanza sopra, e se avessimo detto qualche rosario in più quella cosa sarebbe stata fermata? Come la mettiamo? Potrebbe essere. Allora qui veniamo al secondo fondamento del perché bisogna pregare. Voi pensate che noi stiamo vivendo qui sulla terra una vita tranquilla, dove siamo lasciati in pace? Siamo lasciati in pace qui sul pianeta Terra? Purtroppo no. E da chi non siamo lasciati in pace? Dal datore di lavoro che mi affligge? O dal marito che mi tratta male? O da quello che mi sparla male alle spalle, che mi fa i cappotti? Questi sono piccoli problemi. Ma c'è un problema grosso. Cosa faceva la vedova? Che cosa andava a chiedere al giudice? Fammi giustizia contro il mio avversario, giusto? Voi sapete Satana etimologicamente che cosa significa? Lo sapete? Avversario. Sapevate? Lo dico io oggi. Satana significa l'avversario, colui che soppone, colui che te si mette di traverso. Noi al termine della Santa Messa, non è obbligatorio, ma io ve l'ho proposto, chi vuole fermarsi dopo il canto si ferma, chi vuole può tranquillamente andare via. Diciamo un po' di preghiere, tra cui la preghiera a San Michele Arcangelo. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia dall'inferno Satana e gli altri spiriti maligni. Che cosa fanno questi? I quali errano nel mondo per perdere le anime. C'è una verità di fede, ne abbiamo appena parlato, e chi c'era lo sa, al Catechismo degli Adulti, appena finito, che è l'esistenza degli spiriti ribelli. Il diavolo esiste, ma il diavolo non ti deve mettere paura se vedi l'esorcista di Vivian Friedkin del 74 con quella che gli esce la bava dalla bocca e strabuzza gli occhi di fuori. Quelle sono cose rare. Ma il diavolo fa danni 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, dalla mattina alla sera, con la sua attività ordinaria, ci dà il tormento, ci tenta, ci mette i bastoni tra le ruote, scatena le inimicizie. Perché tu stai litigando? È il diavolo che pompa, lì bestemmia, fregatene della religione, quello ti ha trattato male, rispondi, difendi. Queste sono tutte quante pompature, perdonatemi il termine, istigazioni continue del diavolo, che ha una certa libertà di azione, perché noi
siamo stati creati da Dio liberi e abbiamo da un lato il diavolo che ci tenta e dall'altro il nostro Signore che invece ci ispira verso il bene, e stiamo continuamente tesi tra queste due corde. Allora abbiamo bisogno d'aiuto, perché purtroppo, e questo ne facciamo esperienza tutti, no? Cos'è più facile quando ti salta il sistema nervoso? Di un'imprecazione che ti sfogli un po', no? O peggio una bestemmia, oppure di pazienza, andiamo avanti. Secondo me è un po' più difficile la seconda. Che è più difficile se qualcuno, tu sai, saputo che ti ha sparlato male, andargli in AT4 e poi tirargli il collo, oppure dire: Signore, ti prego per questo poveretto, mi ha tolto un po' d'onore, pazienza, se me lo vuoi restituire tu restituiscimelo, non tenere in conto il suo peccato, ricambialo in grazie e benedizioni. È più difficile la seconda, credo, o no? E chi ci aiuta a fare la seconda? Lo facciamo da soli? Mai. Dobbiamo chiedere aiuto a Dio. Allora, perché siamo piccoli e poveri, ma anche perché abbiamo questo, il diavolo, che ci sta col fiato sul collo dalla mattina alla sera, che se non lo vedi. Capite? Tutte le forme di male. Oggi siamo proprio circondati, e a me fanno tanta tenerezza e tanta pena, perché proprio il diavolo è proprio un essere spregevole, schifoso. I nostri giovani, i nostri ragazzi, anche i bambini. Il cardinal Petrocchi parlava alle mamme, diceva: state attente, mamme, papà, che l'età dell'innocenza oggi non esiste quasi più, siamo aggrediti anche dai media, capite? Chi ci sta dietro tutta questa roba? Dietro la corruzione di un'anima, per esempio, di un bambino, ma chi ci sta dietro? È un'azione invisibile delle forze del male. Allora, voglia pregare, capite? Cioè, noi non c'è, capite? Perché il diavolo è più forte di noi, perché è un angelo. Lo vedremo quest'anno negli incontri di catechismo degli adulti, chi ci sarà. Ci fa a pezzi. È meno forte di Dio. Avete visto? Quando Mosè alzava le mani, Israele vinceva, ma se le abbassa, Israele perde. Quindi, noi stiamo in un combattimento contro chi è più forte di noi, e lo possiamo vincere soltanto se ricordiamo a colui che è più forte di noi, che è Dio. E questo si fa attraverso la preghiera fatta sempre senza stancarsi. Hai pregato un pochino, non ti arriva quella grazia? Continua. Ah, ma io ho pregato tutta la vita per la conversione di mio zio, è morto e non ha manco ricevuto i sacramenti. E chi ti ha detto che quello in punto di morte non ha chiesto perdono a Gesù? E anche se non ha chiesto i sacramenti ha avuto salva l'anima, tu in questa terra non lo saprai. E magari pensi pure che la tua preghiera non è stata ascoltata. Quando poi sarai morto, Gesù ti dirà: tutte le preghiere che hai fatto, sì, non hai ricevuto i sacramenti, ma io questo non te l'ho fatto vedere perché volevo vedere quanto grande era la tua fede, ma mi ha chiesto perdono, e grazie alle tue preghiere quell'anima all'inferno non c'è andata. Capite? Quindi non ci scoraggiamo mai, perché le cose buone che noi chiediamo al Signore certamente ce le concederà. Ne abbiamo bisogno e ne abbiamo anche la necessità, perché se non lo facciamo, ecco perché chiudiamo da dove siamo partiti: chi non prega si danna, perché chi non prega non ci avrà la forza per resistere alle continue tentazioni e incursioni del diavolo. Non ce l'abbiamo, non ce la possiamo fare, capite? Per vincere una battaglia contro chi è più forte di noi dobbiamo ricorrere a chi è più forte di lui, e più forte degli angeli, più grande degli angeli sta soltanto la Santissima Trinità. Beh, chiediamo a Maria Santissima, specialmente in questo santo mese del Rosario, che ci aiuti anche a riscoprire la forza e la potenza del Rosario, e soprattutto l'importanza della costanza e della perseveranza nella preghiera, ricordando le parole di Gesù: pregare sempre senza stancarsi mai. Siamo lodati Gesù e Maria.